Un paio di giorni fa un mio conoscente mi ha chiamato e mi ha chiesto: Mauro, ho mia figlia che sta per finire le medie e vorrei fargli fare la stessa scuola di musica che hai fatto tu. Come si fa? Ciao, io sono Mauro e sono un musicista, cantante, insegnante di canto e tecnico del suono laureato in conservatorio, che sta frequentando tuttora il conservatorio per conseguire la seconda laurea. Spiegato cosa sono, spiego anche qual è stata la mia risposta e gli ho detto: ma attenzione, guarda che io non ho fatto una semplice scuola di musica, ma ho fatto conservatorio. Ma innanzitutto, che cos'è il conservatorio? Il conservatorio fa parte dell'AFAM, che è una locuzione che sta per Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, e indica l'istruzione superiore artistica appartenente al sistema universitario italiano. È sottoposta al MIUR, ovvero al Ministero dell'Università e della Ricerca. I conservatori sono delle università a tutti gli effetti, con un sistema di studio in anni fatto dal canonico 3 più 2, così come per tutte le altre università. Questo a partire con la riforma del 1999 che fa passare i conservatori dal vecchio ordinamento al nuovo ordinamento. Ma quali sono i requisiti per accedere al conservatorio? Beh, innanzitutto il diploma di scuola superiore e il passaggio dei test di ingresso formati da teoria ritmica e percezione musicale, teoria dell'armonia e analisi, lingua italiana per stranieri e esame specifico per il corso che si è scelto. Per esempio un esame per chi vuole intraprendere il percorso di pianoforte o, come nel mio caso, un esame per intraprendere il percorso di tecnico del suono. Per il requisito di diploma di scuola superiore, questo può essere presentato anche durante gli studi che si affrontano in conservatorio, a patto che venga conseguito prima della laurea triennale. Ma quali sono esattamente le prove dei test d'ingresso? Innanzitutto, per teoria ritmica e percezione musicale, si hanno dei test che sono fatti da dettato melodico, prova di teoria scritta, lettura cantata, lettura ritmica e lettura delle note. Invece, per teoria dell'armonia e analisi, c'è scrittura corale a quattro voci, funzioni tonali dell'armonia, collegamento delle triadi, primo e secondo rivolto, basso dato senza numeri, modulazione a toni vicini, cadenze, conoscenza della settima di dominante e analisi armonica applicata alla sezione di un brano musicale. Senza il passaggio di questi test, se la commissione lo ritiene opportuno, si può comunque accedere al conservatorio e frequentarlo, ma svolgendo anche i corsi per l'assolvimento dei debiti formativi durante il primo anno, dove alla fine vi sarà un altro esame per l'assolvimento di questi debiti. Senza l'assolvimento non si potranno dare gli esami dei corsi cardine del proprio corso di studi. Per quanto riguarda il test invece dei corsi specifici che si è scelto di affrontare, per esempio nel mio caso tecnico del suono, i test erano un questionario a risposta multipla di vari argomenti inerenti, l'allestimento di un piccolo setup elettroacustico e un colloquio di carattere generale e motivazionale. Mentre se prendiamo in esempio uno strumento classico come il pianoforte, l'esame sarà suddiviso in tre studi scelti fra alcune opere come per esempio un Clementi, l'esecuzione di un programma della durata minima di 20 minuti e due composizioni significative tra il XIX e il XX secolo, in più una lettura a prima vista di un semplice brano. Ovviamente anche qui è compreso un colloquio di carattere generale e motivazionale. Per esempio, nel mio ingresso in conservatorio, all'epoca io non sapevo leggere la musica, non sapevo scrivere l'armonia, non sapevo niente di niente, io sapevo solo cantare. Di conseguenza, il mio primo anno è stato da me splittato in anno a tempo parziale, ovvero un anno accademico suddiviso in 2 anni solari, in cui al primo anno solare dedicai le materie minori del corso di tecnico del suono, che erano più che altro materie complementari, ma tutto quell'anno io l'ho trascorsi appunto a studiare per adempiere al debito di teoria ritmica e percezione musicale e teoria dell'armonia e dell'analisi. È stato davvero difficile, soprattutto per chi, come me all'epoca, non aveva nessuna base di teoria musicale. È una strada veramente tosta, veramente dura, ma se si ha passione e amore per la musica, fidatevi, ne vale la pena. Tutto quello che vi sto dicendo è riscontrabile anche tramite i documenti che sono presenti all'interno del sito, per esempio, del mio conservatorio, il Nicolini di Piacenza. Per i più giovani, come per esempio la figlia del mio conoscente, ovvio, ci sono strade molto più semplici. Ci sono infatti i corsi propedeutici per i ragazzi individuati in quella fascia d'età che vogliono intraprendere la strada del musicista. In più ci sono anche i licei musicali. Seguimi per altri video, mi raccomando. Ci vediamo ai prossimi. Spero che ti possa essere stato d'aiuto dicendoti che cos'è il conservatorio e come ci si entra. Alla prossima, ciao!